Ringrazio Gianluca per la domanda relativa alla sterilizzazione del cane e del gatto. Per sterilizzazione intendiamo tutti i processi atti a evitare la riproduzione degli animali domestici. È una prassi molto importante e condotta di routine nei canini e nei gattili a limitare l'incidenza del randagismo, che sappiamo essere una piaga sociale di non poca importanza. I vantaggi della sterilizzazione condotta in età precoce si riverberano sulla salute di cani e di gatti maschi e femmine, poiché oltre a limitare le gravidanze indesiderate e la pseudogravidanza, comporta anche un notevole abbassamento del rischio di malattia a carico dell'apparato riproduttore, sia maschile che femminile. Riconosciamo diverse tipologie di sterilizzazione, quella temporanea definita sterilizzazione chimica e viene condotta con dei farmaci che ad oggi risultano essere anche piuttosto sicuri. Oltre alla sterilizzazione temporanea chiamata chimica, riconosciamo la sterilizzazione chirurgica che è definitiva. Deve essere sempre condotta con una visita e degli accertamenti preoperatori che possono essere esami del sangue, un elettrocardiogramma ed altri ancora. Normalmente è ben tollerata e ha un recupero totale e molto rapido. Ricordiamo che la sterilizzazione comporta un cambio ormonale e anche un'alterazione del metabolismo, per cui successivamente sarà opportuno instaurare un regime dietetico adeguato. La sterilizzazione è un atto di coscienza e il consiglio è di gestirla sempre assieme al vostro veterinario per concertare tempi e modi.